torniamo in diretta come tutti i giovedì dalle 19.10 circa, alle 20.10 circa, perché sempre il circa ci vuole qui sui Navigli, quando dove c'è un traffico della Madonna. Quindi, qui Simone SKBU, DJ, non solo metal, puntata specialissima con ospiti, tra l'altro due si sono persi per strada ma stanno arrivando, però la vera ospite di oggi è in realtà una persona che si fa chiamare Isa Brutal come artista, ma artista di che tipo? Di solito porto qui delle band, in realtà questa volta ho portato qui una scrittrice di un romanzo che però c'entra assai con la musica che mettiamo a non solo metal, perché insomma adesso ce lo racconterà. Back in the Metal Days, questo è il nome del libro, lei è Isa Brutal. Ciao Isa. Ciao. Benvenuta qui in diretta su Crystal Radio. Grazie a te per avermi invitato e grazie per avermi definito scrittrice. Facciamo così, ti dico che sei un'artista, questo sicuramente. Sì, cerco di fare arte in tutte le sue forme. Bellissimo, va bene. Allora, quindi sai che forse è la seconda o terza volta in 25 anni quasi che faccio radio qua, che presento in realtà un libro legato alla musica, e quindi è un grande piacere. Quindi parlaci di questo libro, già il titolo dovrebbe essere significativo, però come mai hai scritto questo libro, di cosa parla e soprattutto forse è legato anche alla tua vita, no, in certo senso? No, è ispirato alla mia vita, non è il tipico libro di musica che parla della scena metal anni 80, ma è la storia di una ragazza metallara ambientata nella Milano, Europa degli anni 80. Ecco, quindi sono due cose differenti. Io racconto, è proprio un racconto. Un racconto? Sì, sì, sì. Un racconto di cose, quindi diciamo reali, che tu probabilmente hai vissuto al 100%, che però magari romanzi un po', eccetera, per rendere un po' questo libro come appetibile a chi lo legge, per identificarsi magari in quello che vivevi tu. Sì, non ho molto pensato a quello che volevo scrivere nel libro. Diciamo che un giorno mi sono messa lì, ho iniziato a scrivere, a mettere giù tutti i ricordi che avevo. Ed è la prima volta che scrivi un libro. Mia adolescenza. Sì, sì, è la prima volta, ma a me piacciono le sfide, mi piace sempre provare a fare qualcosa di nuovo, la vita non è fatta di esperienze. Non ti annoi mai, insomma. No, proprio perché mi annoio cerco di fare sempre cose nuove. Va bene, grande Isa. Allora, ecco, diciamo subito delle cose pratiche, tipo questo libro dove lo si può trovare? Sì, allora, lo potete trovare fisicamente, lo potete sicuramente trovare alla libreria San Gottardo a Milano. Ah beh, anche qui vicino. Sì, perché lì ne hanno parecchie copie e hanno anche tanti altri libri di musica, quindi se vi trovate da quelle parti facilmente reperibile. Sì, sì, sì. Poi ovviamente se siete di fuori Milano, non siete di zona, potete anche ordinarlo online. Potete ordinarlo alla libreria vicino casa anche, basta andare certo, lì. Certo, basta ordinare. Sì, sì, andare lì col titolo, l'editore ormai è facile reperire qualsiasi libro da tutte le parti. Grande. Sì, sì, sì. Bene, bene, bene. Allora, prima di magari addentrarci un po' in qualche capitolo, in qualche sì, cosa di particolare, diciamo che in realtà poi presentiamo adesso come primo brano accompagnato, perché questo ricordiamo che è anche comunque soprattutto un programma musicale, quindi sì, che mette soprattutto metal, e quindi ci azzecchia la grande, perché tu avevi negli anni passati avevi una band. Sì, io sono una chitarrista, ecco, più che una scrittrice. Grande. Appunto, adesso ormai non sono più a tempo pieno come facevo una volta quando ero ragazza, ho dedicato tutto il mio tempo al metal, a suonare in una certo band, ma non solo suonare in una band, ma proprio il mio stile di vita dalla mattina alla sera era legato molto alla musica e a quello che facevo. Come racconto nel libro, io all'età di 19 anni ho avuto l'opportunità di andare all'estero a suonare in questa band che si chiama Ice Age. Dici niente? Sì, in quegli anni poi. Sì, infatti sono un po' caduta dalle nuvole, perché in 15 giorni mi sono ritrovata appunto in una situazione completamente differente, in un paese straniero, non ero mai stata
sull'aereo, non parlavo neanche bene la lingua, però come ho detto anche allora mi annoiavo. Ti annoiavi. Vabbè, poi ci devi raccontare un po' com'è andata, perché sì, questa sì, è una cosa... Racconto, è tutto nel racconto. Sì. Ovviamente non leggeremo il libro in diretta, però ce lo dici con tue parole. Sì, così. Con mie parole. Va bene, allora facciamo una cosa: Fleet Street, questo è un pezzo di in anno 80. Allora, la canzone è stata è nata nell'87, però questo è il demo tape dell'89, Instant Justice. Ecco, allora ce la sentiamo. Questi sono gli Ice Age, la band dove Isa tutta femminile. Suonava, grandissima, ancora, ancora più particolare. Sì. Anni 80 pure, ragazzi. Ice Age. Your eyes.
Allora, intanto abbiamo sentito Ice Age, abbiamo qui Isa che ci sta raccontando il libro. Questo è Non Solo Metal, però io devo accennare una cosa: sono arrivati due ospiti e ho un déjà vu devastante, ragazzi, perché probabilmente l'ultima volta che li ho visti davanti qua a me intervistati, loro due insieme con me dall'altra parte, forse sono passati 15 anni, almeno 15. Ecco, dai. Allora, saluto Giovanni e saluto Fico. Ciao, ciao. Ciao anche agli ascoltatori. Certo. Va bene. Allora, ragazzi, stiamo introducendo un libro che poi parla anche di tutti noi, in un certo senso, no? Isa ci ha già raccontato la sua vicenda da metà anni 80. Ha scritto questa cosa qui e ci sono un sacco di citazioni. Allora, la prima è come hai fatto ad andare nelle Ice Age, perché è interessante questa cosa qui musicale, visto che ne abbiamo parlato. Sì, infatti è una cosa proprio da libro, perché è surreale il fatto che io abbia risposto a un annuncio su Metal Hammer. Incredibile. Le Ice Age cercavano una chitarrista. Io ai tempi avevo appena registrato un demo tape con la mia band milanese che si chiamavano Warhammer, una band di tutti uomini, ero l'unica ragazza. Me li ricordo. Sì? Sì, me li ricordo. Oh, dai. Ho realizzato adesso. Assolutamente. Allora ho mandato il demo tape e dopo neanche una settimana mi ha chiamato il manager dicendo che il demo tape gli era piaciuto. Praticamente mi hanno detto vieni a fare l'audizione, quindi in un paio di settimane mi sono ritrovata lì in Inghilterra e non ho mai fatto una vera audizione, a dire la verità. Sono arrivato, ho conosciuto la band, ho iniziato a imparare le canzoni e poi mi sono resa conto che era nella band, anche perché ormai mi avevano annunciato come loro chitarrista. Posso dire una cosa comunque, ragazzi, in quegli anni lì fare una cosa così ci volevano due coglioni così, viva le donne, cioè farlo da donna è stato sicuramente da donna incredibile. Ecco, mentre noi ci spaccavamo il culo a suonare qua in questi postacci milanesi che ci accoglievano. A me Milano mi stava stretta ero una ragazzina che voleva comunque vivere il mondo. Non ero ambiziosa, differente, perché io non è eri che curiosa. Allora io volevo uscire dall'Italia e vivere il mondo, quello che c'era, fare esperienza. Quindi quando mi è capitata l'occasione di fare questo tipo di esperienza non mi sono tirata indietro, perché comunque ero curiosa, volevo andare, anche se mi fosse andata male io sarei rimasta lì, io volevo proprio uscire dall'Italia. Soprattutto quello. Allora, questo libro qua parla ovviamente di, immagino, di un sacco di aneddoti di quella Milano anni 80. Anche di Fico, parlo molto. Esatto, allora abbiamo qui due ospiti celeberrimi degli anni 80. Ma guarda, colgo l'occasione perché in realtà noi l'ultima volta abbiamo fatto un'intervista qua promuovendo il nostro CD di Tyrant, ci eravamo imbarcati in questo Marcord bellissimo, sugli anni 80. Visto che ho mantenuto la promessa. E ti avevo detto, guarda, ci troveremo la prossima volta a fare questo bel incontro, questa bella chiacchierata su quello che è stata l'esperienza degli anni 80 dei metallari di Milano. Certo. E ti prometto che ti porterò anche qualche ospite. Incredibile. È caduta a fagiolo lei, perché comunque è un personaggio che ha vissuto gli anni 80. E l'ha vissuto, in parte l'ha riportato anche qua, perché comunque in parte racconta di Milano, non è solo di Milano, certo, ma chiaramente la sua esperienza di vita. E quindi possiamo parlare di quello che è stata la nostra esperienza, l'essenza di Milano Metal. Ecco, la prima cosa che vi ricordate tutti e tre di Milano 1985, per esempio, cos'è?
per esempio, 85 per dire un anno di quelli. Ci ricordiamo, hai detto. Sì, transex superare, in quanto transex era il perno. Allora, attenzione, perché magari le nuove generazioni dicono: cosa sì, transex? No, ragazzi, transex era l'unico, probabilmente uno dei pochissimi, due o tre forse, negozi che aveva l'import dei dischi, dei vinili, esatto. Perché una volta non c'erano, certo, i CD, certo. C'erano al massimo le cassette per il Walkman gigante da portarsi in giro, che non ci stava da nessuna parte, nel chiodo soprattutto di metterlo un po' così, certo. Però è bello perché transex, quindi parliamo di un negozio, che ha fatto la storia di Milano e dell'Italia, credo. Transex esso era, e questo negozio in via Cappellari Dogana, Duomo, quindi. Ad angolo, ecco, con due vetrine, una con l'entrata e l'altra con le bellezze in mostra, e c'era la Rive Gauche e la Rive Droite, il marciapiede del negozio era cosiddetto dei poser, invece poi c'era l'altra parte dopo i binari, dove lì passava il tram, c'era la zona dei thrasher, no? Ecco. E è stata per anni il fulcro di tutto il quello movimento, che poteva essere movimento new wave, heavy metal, quant'altro. È chiaro che poi ci sono altri punti che noi abbiamo conosciuto, però quello era il focale, dove chi voleva incontrare o incrociare o conoscere qualcuno si fiondava lì, ecco, un io... po' come per dire ai nostri giorni, anche per le leve nuove, il Sound Cave, sì, quando era certo, le colonne, ecco. certo. Beh, diciamo che io essendo del 73 sono arrivato nel punto focale da giovincellissimo, no? Quindi ragazzi, non immaginate quanta moneta mi hanno fottuto i nostri amici metallari delle... perché appena arrivavo dicevo: hai moneta? Vabbè, abbiamo moneta, però io avevo quelle 10.000 lire della mamma che me le tenevo strette per andare a prendere vinili e basta, cioè non facevo nient'altro. Quindi penso che come me tutti voi abbiate fatto queste cose. Sì. Ti posso definire un'altra cosa, un altro aspetto di transex. Allora, transex era animato da dei personaggi. Questi personaggi sono rimasti nel tempo, certo. Sono morti nel tempo, certo. E sono spariti nel tempo, ci sono ancora. Allora, ci sono ancora. Personaggi come Over, Pinguino, Kong, per certo. citare, sì. Tommy, Finti, Massara, Johnny, Tommy Fico, Johnny, Ivano, Samuele, piuttosto che sì, altri, sì. Ecco, erano quelli che ruotavano più Ruggero, un altro che mi passa sempre per la testa, ma ecco, questi personaggi che arrivavano, stavano 10 minuti, se la chiacchieravano, poi c'erano chiaramente i gruppi, certo. Amicizia, e si partiva poi per altri lidi. Tendenzialmente erano Zabriskie Point, che era un altro negozio lungo la direttiva di Via Torino, e Zabriskie Point anche due, tra l'altro, la Fiera di Sinigaglia. Beh, la Fiera di Sinigaglia, ragazzi. Il posto alternativo dove andare a acquistare, vestirsi, magari spendendo poco, e poi c'erano altri posti, no? New Kerry, che era un altro grandioso negozio, anche che divideva un po' la fama con i punk, ecco, è vero. Si trovava veramente delle chicche. Infatti, il primo di Motley Crue, il famoso... come si chiama? Too Fast for Love. Sì, mi viene lasciato The Devil, ma è quello il secondo. L'ho trovato lì, l'ho visto lì a parete, ho detto: questo qua è strano. È mio, tac, e lì scoprì i Motley Crue, capito? Quelli, certo. Che poi sono rimasti. Sì, beh, ma c'era l'usanza, no? Una volta, e poi anche al Mariposa, ovviamente, però. C'è al Mariposa a Porta Romana. Certo. Però c'era l'usanza di dire: non è che vado, ho in mente una cosa e la vado a prendere. Non era proprio così, anche perché non c'era internet, non c'era un mezzo di informazione così veloce. Certo. L'HM usciva, mi sembra, ogni 15 giorni. Certo. E quindi tu andavi ogni volta lì e facevi così. Guardavi tutti i dischi a prescindere, cioè dalla A alla Z. Li guardavi sempre, cosa che adesso ovviamente, ragazzi, io non so le nuove generazioni, ma non esiste più questa cosa, un po' perché ci sono i CD, un po' perché addirittura si va online, e poi considera che si è persa un po' la magia, no? C'erano altri punti di negozi, ad esempio noi da parte nostra mi ricordo c'era quel negozio di dischi sotto la metro di De Angeli che ha chiuso, ma che aveva quello dentro, però mi sembra sotto la metro, sì. Sì, ma era dentro, no, era esterno, era esterno. No, non me lo ricordavo. Oppure c'era quello, beh, Rasputin, c'era, Rasputin, c'era anche quello. Con la Cordusio. e poi c'erano molti altri che comunque erano sparsi per la città, che magari potevano avere quella chicca o meno del. Certo.
cosa, quella band nuova che adesso magari fa gli stadi, però è una band nuova. Certo. E Isa, parli di questo? Sì, sì, io a grandi linee ne parlo. Nel libro intendo. Sì, parlo di alcuni personaggi di Transex, ovviamente, fra cui anche Fico. Parlo di Over, di degli Skullfire anche, perché Kong. Cioè, sì, di Kong, gli Skullfire. Gli Skullfire erano dei, una gang di metallari, come si possono definire, sì, erano, avevano la, la loro toppa dietro, sullo smanicato, sì, che avevano il macchio di fabbrica, sì. E però non avevano la moto, cioè era una gang tipo quelle dei motociclisti. Certo, però non avevano la moto. però avevano il mezzo ATM magari. Sì. Transex, tra l'altro, è un continuo tipo, sai, le pecore quando fanno la transumanza, no? C'era quello del locale che allontanava la gente dalle vetrine che erano stravaccate, certo, all'entrata, certo. E andavano dall'altra parte. Dall'altra parte usciva il titolare della pizzeria, rosso, un armadio, e se non litigava, a sua volta spostava la gente dall'altra parte. Era un continuo. Vabbè, era un mosh, andare, ragazzi. Era una specie di pogo naturale della strada, va bene così. Vabbè, facciamo così, sentiamoci qualcosa che anche Isa cita nel CD, scusate, nel libro. Abbiamo preparato un po' di pezzi qua, anche un po' basati sui gusti, su tante cose che ci vengono in mente. Per esempio questo, Hang the Pope dei Nuclear Assault. Ecco, Isa ci teneva molto a questo pezzo, poi ci dici perché. Ma siccome è durato troppo poco e noi ci dobbiamo chiacchieraccelo, ci sentiamo un altro pezzo di Nuclear Assault, After the Holocaust, che poi è quello subito dopo. Game over, ragazzi. 1900, non mi ricordo più.
grandissimi Nuclear Soul, questo è Non Solo Meta. Io sono DJ Simo SKV, ovviamente siamo in diretta come ogni giovedì, tra l'altro su Radio Crystal, crystalradio.it. una volta c'era solo l'etere, sono il 96.4 di FM, adesso c'è ancora, siamo una delle poche radio indipendenti rimaste con l'etere, però siamo anche su internet per aiutare un po' tutti a ascoltarci. Abbiamo Isa Brutal, lei si fa chiamare così, quindi è giusto chiamarla come l'artista vuole, che ha scritto questa Back in the Metal Days. Principalmente stiamo parlando di questo libro, quindi che potete posso dire trovare. Una cosa, certo, sul mio nome, assolutamente, ecco perché mi faccio chiamare Isa Brutal, certo, perché non tanti lo sanno, ma è qualcosa che mi riporta proprio agli anni 80, quando io andavo a scuola, che ne parlo anche nel libro, sì, che era praticamente l'unica metallara della scuola, gli altri erano tutti paninari. Quindi mi prendevano sempre in giro, mi dicevano che puzzavo, ero... Beh, l'abbiamo vissuto un po' tutti, insomma, dai. Proletaria di merda, cosa del genere. E fra le tante cose mi chiamavano anche Isa Brutta, no? Pensa a te. Perché il mio nome è Isabella. Cioè, Isabella, cioè. Quindi adesso mi faccio chiamare Isa Brutal. Brutal. un po' per parafrasare un perché po'. Perché sono incazzata, cioè mi riporta l'incazzatura che avevo verso questa gente. Assolutamente. Benissimo, allora abbiamo parlato anche, tu vabbè qui scrivi anche dell'Europa, giustamente, delle tue grandi esperienze, però stiamo parlando anche un po' di Milano, poi sicuramente faremo uno speciale su questo, ragazzi, perché mi rendo conto che in mezz'ora non è che si può dire tutto, quasi in meno di un'ora. Parliamo un po' di locali che ormai non ci sono più. Mi certo. viene in mente Rolling Stone, ovviamente. Sì. Ma il Rolling Stone che ci riporta i Nuclear Assault. Il Rolling Stone, nel brava, io cito. Parlo del concerto, esatto, dei Nuclear Assault, dove c'era anche Fico, che adesso me l'ha ricordato che c'era anche lui. Eravamo, mannaggia, ormai l'ha già scritto. Sì, sì. Ma cioè veramente è un'impresa cercare di ricordarsi. Certo, è quasi impossibile. Io infatti l'ho scritto anche per quello, ho detto fra altri 30 anni almeno c'ho questo libro, perché se non mi ricordo già tante cose adesso che sono passate di 30 anni, figuriamoci fra altri 30 anni, no? E quindi sì, il Nuclear Assault, parlo dei Nuclear Assault, appunto il concerto dell'89 dove ho avuto modo di conoscere i Nuclear Assault, che poi li rivedrò anche durante il tour successivo con i Dark Angel, parlo anche Madonna, di loro. Dark Angel. Sì, e parlo che di quella cose. Scena che era veramente arrivavano queste band dall'estero, dagli Stati Uniti, che per noi erano delle cose, le star, certo, le star, ed erano invece di un'umiltà incredibile, perché comunque andavano in mezzo alla gente, parlavano Angel... con tutti, vero Fico? Cioè anche sì, vero. E quindi parlavano vero. Con tutti, era un adesso invece vediamo che ci sono band in giro che fanno, sì, beh, ma adesso non conta più. E pensano di essere minchia, no, e hanno anche le pretese sì, pazzesco. Invece Rolling Stone, come tanti altri locali che ormai sono andati il Punto Rosso, te lo ricordi? Certo, il sì, Rainbow, sì. Che poi si chiamava Rainbow... prima Odissea 2001, sì. Garage Prego, il sorpasso anche all'epoca, certo, cioè. Magia Music Meeting, magia ragazzi, il mio primo concerto, vogliamo andare avanti, il mio primo concerto della mia vita da musicista l'ho fatto al Magia Music Meeting. Via Coluccio, salutati. Ricordo, per non parlare delle sale prova, le sale prove. Il Free Sound, il New Diam che si apriva, ecco, noi andiamo a Free Sound, pensa un po', anche io andavo a Free Sound, bravo, e c'era Stefano, c'era amico. Oltre alla sala provi di Gabbara, dove noi siamo nati e dove era un punto di ritrovo, sì, che non esiste più, che adesso c'è un CAF, la peggiore sala prova che io abbia mai visto in vita mia era una lavanderia all'angolo di Via Strozzi, Caterina da Forlì e Desenzano. Si entrava in una lavanderia modello clandestini, tipo spaccio di qualche cosa, certo. Si scendeva sotto una sorta di scala ripida, si apriva la porta a scarpate, si moriva di sudore. Belle cose, quando uscivi c'era la lavandaia che lavava, è bellissimo, ragazzi, cose indimenticabili. Tanto mi hai fatto venire in mente una cosa, che in quegli anni lì c'era una scena, forse un attimo dopo, c'era nella scena milanese un'altra band femminile che mi ricordo che siamo, che l'ho portata qua 3-4 volte, pensa un po', alle She Devil. Guarda, dobbiamo avere per esempio i demo, come i vostri demo tra l'altro, dobbiamo averli di là nell'archivio, dopo vado a cercare. Comunque le She Devil sono venute qua un po' di volte, conosco
conosco Joe che fa la tatuatrice. Brava, sì, sì, sì. Era brava, sì, sì, sì. Franca, Franca. Franca. Non so che fine abbia fatto. Neanche non l'ho più visto. Vabbè, comunque, ragazzi, bei tempi. Dai. Allora, questi locali vanno e vengono, i ricordi rimangono, lei li fissa sul libro, noi li fissiamo nella memoria, li cerchiamo di raccontarli magari anche le nuove generazioni o anche le vecchie, che fa sempre bene. E allora andiamo avanti con un altro pezzo. Questo sono gli Overkill Elimination, un altro, penso, una band anche qui citata nel libro. Sì, e, certo. E come, e quindi andiamo sempre più indietro. Overkill. Grandissimi Overkill.
Che belle robe, ragazzi. Tanto stavo dicendo, tornano anche settimana prossima. Certo che la magia è un'altra, la formazione è un'altra, e noi ci ricordiamo bene gli anni '80 e poi ci dimentichiamo che loro ci sono ancora, magari fanno le cose che devono fare, per carità, sempre non lo so. Però erano altri tempi, diciamo. Sì. Va bene, allora Giovanni scalpita, sai, allora, perché lui è uno di quelli che ha voluto questa serata più di me, quasi. Quindi giustamente da ospite. Adesso però vorrei chiedere a voi, ma a te compreso, anche Fico e la Isabella, prima di fargli delle domande a loro due, di fare mente locale quali erano le band che giravano all'epoca, che erano un po' che prendevano la scena. A me vengono in mente gli Evok, che poi prima erano i Bloody Skits. C'erano gli Upset Cross, i primi di Tommy Massara. C'erano gli Homicide, che erano come prezzemolo ai concerti ad Io mi ricordo gli Homicide, Massi Allegretti, che aveva lo zaino fisso, cioè cavo ovunque, e vendeva il demo. Quindi, ragazzi, cose che adesso non esistono più. Bray Lights, bello. C'erano gli Occult, Bray Lights, sì. C'erano, come si chiamano? I primi Estrema, ovviamente i Raff, i Bulldozer. Bulldozer, mamma mia, ragazzi, che li figata. Avete nominati tutti, quindi. Niente, una domanda che volevo fare ai miei ospiti qua, colleghi, chiaramente, è questo. Innanzitutto, Isabella, cosa ti rimane della tua esperienza in terra straniera, tra virgolette? Certo. Che cosa, cioè, nel tuo palmo, che cos'è che ti rimane? L'esperienza, quello che hai vissuto, raccontaci. Ma per me non è solo un'esperienza musicale che ho fatto all'estero, ma come ho detto, la mia vita è cambiata totalmente, e quindi anche il mio stile di vita era completamente differente. Sono passata da vivere con i miei genitori, dove mi controllavano gli orari, mi controllavano quello che facevo, comunque dovevo sempre dover riferire a loro quello che facevo, anche perché avevo solo 19 anni, a invece gestire completamente la mia vita in Inghilterra, dove le decisioni le prendevo io e ne subivo anche le conseguenze. Quindi una cosa normale, si chiama comunque crescita, no? Sì, crescita, però l'ho dovuto fare molto velocemente, perché io ero indietro a confronto dei miei coetanei che vivevano a Londra. E quello è il fatto che comunque ho cambiato anche il modo di vedere le cose, perché non ho dato sempre per scontato tante cose che invece che ovviamente qua avevi, giustamente. Sì, e poi comunque lì non c'era il bigottismo che c'era in Italia. Lì potevi avere più la possibilità di essere te stessa, di fare quello che ti piaceva, nel mio caso la musica, ma certo, anche altre cose, senza essere giudicata. Sì, perché ognuno si faceva i fatti suoi, cioè è ovvio che nell'ambiente metal c'erano anche lì dei pettegolezzi, però alla fine loro non giudicavano tanto gli altri, perché anche gli altri poi alla fine non gli fregava niente di giudicare loro, quindi era un ambiente molto più rilassato. Ma quindi ti è rimasta l'esperienza soprattutto umana? Sì, e poi anche quando sono tornata in Italia ero molto più sicura di me stessa, certo, nel senso che non ho perso la mia individualità, che mi ero comunque conquistata all'estero, certo. Io sono quella che sono, se piaccio bene, se no io non devo adeguarmi agli altri solo per essere accettata. Chiaro, ecco, bene, quindi. Beh, Giovanni, come risposta è bella, insomma, come dicevamo prima, una donna con le palle, perché sennò non si poteva. No, senza palle. No, è senza. Figuratamente. Anche se frequentavo transex. È vero, brava. Questa è una bellissima battuta. Comunque, devo dire. È una donna con le palle, è un uomo con la barba. Un po' Lezio Greggio, però. È bella, eh? Ecco, Fico è un'istituzione, direi, più che un uomo. Fico è stato il mio compagno di bisbocce da quando l'ho conosciuto fino adesso. E noi facevamo parte praticamente del microcosmo che era Gambara, questa fermata di metropolitana sotterranea dove ci siamo finiti a trovare lì, perché in realtà c'era un negozio di dischi che si chiamava Musica e una sala prove dove abbiamo iniziato a fare i primi vagiti, no?
Esatto. Quindi lì praticamente io ho finito la scuola, Fico ho finito il lavoro, mio fratello e quanti altri, ci si trovava lì sotto dalle 4, quando apriva il negozio, stavamo lì in negozio seduti per terra sulla bocchetta a raccontarcela con le birre, fa casino finché il titolare, che era il titolare anche della sala prove, ci cacciava via o comunque sbuffava. E quindi c'erano due alternative, anzi tre. La prima era andare al bar dove Fico aveva le mani piene di colla e si attaccava a questi videogame, non si staccava più, noi stavamo a guardarlo per aria, e il muretto della metropolitana, oppure all'interno dove c'era la sala prove, e lì si chiacchierava con la madre del titolare, che era anzianotta e curava in qualche maniera la sala prove, o si suonava. Quindi c'era questo continuo andare avanti e indietro a chiacchierare, a bere. Beh, ragazzi, però vedi come sono cambiati i tempi, no? Adesso probabilmente un giovane dell'età di cui parli tu, praticamente se dovesse fare una roba del genere si sparerebbe, perché dice: ma cos'è sta vita? No, probabilmente è molto più interessante avere uno smartphone e stare a navigare tutto il giorno a casa. A fare interscambio culturale, però è brutto questo, perché a livello musicale, cioè, l'umanità non c'è più, ragazzi. A livello musicale, mancando internet, mancando quello che abbiamo oggi, ad esempio, veniva Elisabella, ci raccontava dell'ultimo disco che aveva sentito da Tizio, arrivava Fico, aveva sentito per radio, magari da Gravelli. Forza, l'unica che c'è. Io magari ero passato davanti al negozio, oppure ho comprato una fanzina. Attenzione, e lì scattavano le duplicazioni delle cassette. C90, io faccio i disegni con la penna Biro blu, facevo anche i disegni imitando la copertina che vedevo su HM, certo. Cercavo di disegnarla io, perché quella cassetta era per me era come un album comprato, no? Bellissimo. Se eri fortunato, eri uno dei primi che lo doppiava. Esatto, bravo. Esatto. Niente, al di là di ciò, volevo dire a Fico, fagli una domanda, questa praticamente, del tuo passato, di quel periodo lì, qual è stata la peggiore situazione in cui ti sei trovato? La peggiore è bella. Ecco, prima una cosa brutta, poi cosa bella. La più divertente che ti ricordi di quegli anni? Peggiore e divertente? La peggiore è stata un giorno che dovevo provare con 5 gruppi diversi. Non sapevi come gestirla? Non sapevo come gestirla, e poi dovevo anche suonare dal vivo la sera. Buono. Un casino. Ho iniziato praticamente alle 2 di pomeriggio e sono tornato a casa la mattina dopo. Bello, queste cose accadevano ed era bello farle accadere anche. Va bene ragazzi, allora ci sentiamo un pezzo, dai. Virgin Steel, questo l'ha scelto Giovanni, quindi onore a lui. Il pezzo si chiama Blood and Gasoline, noi ce lo sentiamo.
Virgin Steel. Allora, oggi sono anni 80, più o meno, anche fino agli anni 80, andava bene. Comunque, allora, fondamentalmente, ragazzi, purtroppo il tempo è già tirannissimo, perché siamo quasi in chiusura, esatto. Prometto che faremo un altro speciale dove riparleremo ancora del tuo libro e magari del secondo, se mai arriverà. Fra due anni. No, vabbè, ma lo speciale lo facciamo prima, però così parliamo un po' con tutti gli ospiti, cerco di raccattarne un po' di qua e di là e ci facciamo uno speciale di due ore. Tanto lo spazio lo troviamo a Crystal Radio. Non solo metal, però sta finendo, quindi parliamo ancora del motivo principale per cui gli ospiti sono qua stasera in diretta, e cioè Isa Brutal, che ha scritto questo libro. Un libro che potete trovare innanzitutto dove? Ripetiamolo mille volte così. Allora, alla libreria San Gottardo, Milano, per chi è nella zona di Milano, certo. Lo trovate lì già pronto senza doverlo ordinare. Bello poi come il sole. Sì, bello come poi il sole. Ovviamente se siete da fuori Milano potete ordinarlo online. Ecco, è importante. Sì, dove sì, sì, esattamente? In qualsiasi diciamo, portale, sì, Amazon, portale online, oppure sì, anche You Can Print, l'editore, o okay, c'è una, sì, oppure anche nelle librerie andate, lo ordinate, certo, tranquillamente. Insomma, se preferite, se lo volete, lo potete trovare. Diciamo così. Sì, benissimo. Volevo dire una cosa sul finale del libro, perché molti mi chiedono e poi, perché hai lasciato il finale in sospeso, perché praticamente io l'ho fatto finire proprio con la fine degli anni Ottanta, certo, perché comunque coincideva con lo scioglimento della mia band e poi dagli anni 90 in poi la scena è completamente cambiata, quindi non faceva più parte del metal days degli anni 80, anche per quello. Quindi molti mi chiedono: ah, ma noi vogliamo sapere poi come va a finire, e lì dovrete aspettare. Chissà se un giorno scriverò, perché è stata dura. Per uno scrittore è molto più semplice scrivere un libro, ma da comune mortale non è una cosa, da passionaria pura. Sì, non è stato proprio. Anche perché bisogna trovare il tempo per fare la roba. Certo, ci è voluto parecchio tempo, anche perché alcuni mesi non avevo l'ispirazione. Vabbè, come ogni artista lasciato lì da parte il libro. Beh, meglio così, perché è inutile scrivere per forza qualcosa. Quindi era già da un paio d'anni che ci lavoravo sopra, e sono contenta di essere riuscita almeno a terminarlo, poi nel bene e nel male. Naturalmente voglio ribadire, appunto, perché è scritto da me, ogni parola è frutto del mio sacco. Io non sono una scrittrice professionista, quindi il libro è scritto nel linguaggio comune. Sì, sì, in modo veramente molto semplice, però nessuno può dirmi, dopo che ha letto il libro, non questo non l'hai scritto tu, perché proprio riflette la mia personalità, quello che penso. È un libro molto personale e non faccio a gara con altri scrittori sul fatto di usare parole difficili, come va di moda ultimamente. Non sono una nerd, non sono laureata. Ma anche perché è giusto così, lo spirito però è accessibile a tutti, e quindi si legge molto in modo fico che l'ha letto. Un giorno, anche un paio di ore, inizia a leggerlo, lo finisci tranquillamente, perché è scritto in modo semplice. Allora, quindi, diciamolo in una parola, è un libro rock and roll, quindi sì, va bene così. Sì, anche trash. Esatto, trash. Rock and roll nell'accezione del termine. No, non grande, sono trash. Va bene. Allora, ragazzi, vi devo salutare, quindi chiudiamo la carrellata. Vai, Joe. Rimane solamente che tu scriva un libro sulle tue esperienze radiofoniche e metallare, e che Figo faccia un libro di cucina a questo punto. Fantastico. Un libro sul Milan. No. Ho toccato il testo dolente. Io già da ragazzina mi parlava del Milan. Ognuno ha le sue colpe. Questo sul Bayern. Esiste già. Allora, facciamo una cosa, ragazzi. Adesso sentiremo un pezzo che io so che Fico ama alla follia, come la band, come me, tra l'altro. È The Lights dei Metallica, cioè il primo pezzo del primo album, 1983. Sì. Meglio di così non si poteva. Sì, sì, Metallica da lontani anni luce da quello che sono ora. Però, una domanda bruciapelo come saluto, innanzitutto vi ringrazio per essere stati qua, perché grazie a te, e vi aspetto molto presto, questa è manterrò la promessa. Una band sola dovete dire che vi piace di più, una sola, e poi parto di Metallica e ci salutiamo. Sono tante, ma io abbraccio a cuore Ted Nugent.
Grande te. Vai Fico. Metallica. Per forza, lo sapevo. Vai Isa. Non lo so. No, ti prego, una sola devi dirne. Primi Metallica, così allora, sono già. E allora io mi aggancio a voi. Questa è The Lights, ci salutiamo. Ciao ragazzi, salutate la vostra maniera. Ciao.